Esci e non ti fermare prima d'aver percorso 10 miglia. Perché? 10 miglia. Scusa, sono stanco, vorrei riposarmi. Dieci miglia, eh? Ma vedi, purtroppo il mio cavallo là fuori è più stanco di me. Con che coraggio vado a dirgli una cosa del genere, tu lo capisci? Ma pur di non litigare, come vuoi tu. Paco, chiudi la porta. Chiudi!
Sulle Sulle mani! Sulle mani! In alto! Le mani! Mettetegli al muro! Bravo, smuchachos! È stato molto meglio arrendersi. Hanno ceduto le armi senza darci fastidi. Dunque, bisogna considerarli sacri. Che genere di uomo sono io, marinero? Un uomo giusto, Aguila. Bravo! Spogliami questo fottuto e sta attento a non sciupare la divisa. Proprio a divertirmi. Quella divisa ti sta un po' larga. Scriveremo al governo perché ce ne mandi un'altra. Che genere di uomo sono io? Un uomo giusto. E da oggi in poi dovrai anche aggiungere molto elegante. Faccia al muro! Corvo, fa uscire tutti dalla chiesa e fagli spogliare i morti. Sbrigati! Fuori tutti! Venite, venite. Forza! Fuori, presto! Muovetevi! Cammina tu! Via! Ma è povera gente! Zitto, prete! Cammina! Assassini! Basta, Corvo! Per oggi basta col sangue. Marinero, pensaci tu. Mi chiamano marinero perché mi piace l'acqua. Mi piace l'acqua. Adios, padre! Paco, dacci da bere qualcosa. Paco se n'è andato. Il capitano Cordobe, immagino. Sì. Certamente. E io sono il presidente degli Stati Uniti. Tu sei Aguila. E ci sono 10.000 pesos d'Italia sulla tua testa. E lei è Maria Pilar, detta Maruca. A Città del Messico barava nelle case da gioco.
5.000 pesos d'Italia. E diciamo altri 35.000 sulle teste dei tuoi scagnozzi. Questo incontro è una fortunata combinazione e credo che porterà i suoi frutti. Allora suppongo che si debba parlare. Ma di che cosa? Di oro. Quale oro? Quello che il governo degli Stati Uniti ha ceduto al Messico e che tra poco arriverà al confine. Abbiamo poco tempo, Aguila. Portaci un'altra bottiglia. Chi sei? Un capitano dei Rangers inviato dal governo americano per assistere alla consegna dell'oro e garantire l'identità dell'ufficiale messicano che verrà a prenderlo. Garantire? Conosco, cioè, conoscevo il capitano Cordobe da 10 anni. Ma il capo della scorta americana non lo conosce. Ed è infatti per questo che mi hanno mandato a garantire. George Stafford, il capo scorta, è un mio vecchio amico. Quando gli dirò che sei il capitano Cordobe, consegnerà loro senza fiatare, se glielo dirò. Che cosa vuoi per dirglielo? Oro. Quanto? Quanto basta per andare molto lontano di qui? Amico, un solo errore e i miei uomini ti fanno la pelle. Tirati giù il berretto e cerca di comportarti come un ufficiale. George, sono contento di rivederti. Buongiorno, capitano. Mi dispiace, ma io non sono George. Ah, questo non ha nessuna importanza, George. Fa bene attenzione, cerca di non perdere la calma. Quello laggiù in fondo, insieme con i suoi soldati, è il capitano messicano Mattia Cordobe. Tu non lo conosci. Ed è per questo che io sono qua in qualità di ispettore con l'incarico di garantirne l'identità. È tutto in regola, George. Dammi retta, tenente. Siete soltanto 20. E se provi a dare un'occhiata intorno, ti accorgerai anche che hanno una mitragliatrice. Perciò direi che non ti conviene fare l'eroe, George. Dà l'ordine di consegnare l'oro. Allora, altri ordini, capitano?
Sei uno che sta facendo il furbo, eh? Ci provo. E quando ci provo quasi sempre ci riesco. Io però sono un soldato. E ricordati, soldato che scappa è buono per un'altra volta. Sarà un bellissimo incontro, George. Adesso bisogna fare i conti col signor capitano. Tu mi sei stato utile, ma Maruca qui invece di un compenso dice che sarebbe meglio ucciderti e loro pensano lo stesso. Certo! Da Palatina, dagli americani! Voglio ammazzarli! Sono proprio come dei bambini, non capiscono niente. Ammazzarlo è pericoloso, è un ufficiale americano. E poi, che tipo di uomo sono io, marinero? Sei un uomo giusto. Aguila. Appunto. Ho promesso di pagarti e lo farò. Quanto oro vuoi? La metà. Silenzio! Prendila. Penso che mi sarà utile. Ehi, tu! Dove va?
Eccolo là! Marinero, alla finestra, alla di là! Eccolo lassù! Prendete i cavalli! We'll be right back.
Corvo! Prendiamo i cavalli e andiamocene! Svelti, in sella! Preferisco rimanergli nemico. Sta a sentire. È pronto a darti la metà dell'oro. La metà! Ma vedi, il fatto è che adesso lo voglio tutto. No, no, credo che sia impossibile. Però non si sa mai. Perché non vieni a parlarne con Aghila, eh? È esattamente quello che ho intenzione di fare. Solo che aspetto il momento buono. E lo scelgo io. Ah, e di Aghila che sto arrivando. Thank you.
ben arrivato. Aguila, lascialo vivo. Che uomo sono io, marinero? Un uomo giusto. Thank you.
Tieni, porta il tuo bambino il più lontano possibile, se sei ancora in tempo. Su, va. Tu sei qui, deve esserci anche lui. Dov'è? Dimmelo, tanto lo trovo lo stesso. Dove sei nascosto? Oh? Sarebbe veramente un peccato dovertelo ammazzare. No! No! No, no! No! Corvo, porta la mitragliatrice. Mi voglio divertire.
Dai, forza!
Te ne devo ancora un altro. Oh! Oh! E ora facciamo sul serio. Va alla mitragliatrice e spara. E adesso che uomo sono io? Sono un uomo giusto. Piacere di rivederti, capitano. Salve, George. Mi chiamo Ted. Ted Harrison. Salve, Ted. Eh beh, questa volta sei tu che comandi. Ma mi devi 10.000 pesos per la taglia di Aguila, 5.000 pesos per Maruca, diciamo 35.000 per gli altri. Fa giusto la metà.
Manca un dollaro nel tuo sacchetto. Sai, ho avuto delle spese. Ok, George. Ted. George!